Buonasera, spero che il rumore dell'acqua che scroscia non vi impedisca di ascoltare quello che sto per dirvi, perché come vedete sono in un luogo abbastanza caratteristico di Roma, vale a dire la mitica Fontana di Trevi. Potete vedere che dove c'era il lockdown, dove c'era il coprifuoco, fortunatamente adesso stanno iniziando a tornare i turisti, si sta tornando a vivere, e questa ovviamente è una cosa che mi dà molto molta soddisfazione. Uno dei luoghi più noti di Roma, mi rendo conto, però forse non tutti sanno che è un terminale di un acquedotto antichissimo, il più antico di Roma, l'Acqua Vergine, che risale ai tempi di Augusto, quindi sono sani 2000 anni che da quarantina di chilometri da qui l'acqua viene portata per condotti sotterranei e alla fine sgorga esattamente in questo punto, così come sgorgava in questo punto centinaia di anni fa. Non era così, cioè la fontana a un certo punto era stata risistemata da uno dei miei architetti preferiti, Leon Battista Alberti, praticamente sulla facciata del palazzo, che era molto più rustico, c'erano tre bocche di uscita e una grande vasca sul davanti. Questo ovviamente la versione attuale, quella del la versione attuale quella del è del Settecento, quindi barocca, che tutti ricordiamo e che in una maniera o nell'altra ormai è parte del paesaggio. Cioè, ve la faccio vedere meglio, aspetta un po'. La fontana e il palazzo sembra clamoroso, ma in realtà il palazzo non è sto granché, è solo questa facciata che è stata resa così meravigliosa. E qui finalmente si comincia a rivedere un po' di gente, non siamo alla folla che normalmente invece c'è nei periodi, quando era nei periodi precedenti, ma insomma qualcosa si ricomincia a vedere. Allora, mi metto qua in questo laghettino laterale, no? Dove è un pochettino più tranquillo, un altro dei posti dove si buttano le monetine, e vi racconto qualche cosa, tra parentesi, dato che probabilmente quello che state vedendo domani verrà riprogrammato o ritrasmesso nella scuola di magia, mi spiace, chi vi ascolterà domani non potrà vedere, ecco, secondo me, perché ci sarà solo l'audio essendo la radio. Però vi devo raccontare qualcosa, perché oggi secondo me è stata una giornata da cui si capiscono molte cose, si capisce anche il senso del perché, nonostante in tanti non l'abbiano ancora capito, noi abbiamo deciso di essere al governo. Allora, il famigerato PNRR, il Recovery Fund, quello che non volevo e che ancora adesso io sinceramente gradirei non avere, ma è quello che fra le tante cose Giuseppi ci ha piazzato. Allora, adesso c'è. E vi ricordate che insieme col PNRR sono richieste delle riforme. Buona parte di queste riforme, tutto sommato, ci stanno. Riforma della giustizia, se noi pensiamo che la cosa migliore possibile sia tenersi la riforma o la giustizia di buona fede, secondo me non abbiamo ben capito. Ma anche lì, se avete notato, una piccola
qualcuno direbbe la pistola sul tavolo, è un po' cruda come immagine, ma diciamo un ricordare che non è che si può fare tutto con la giustizia, l'abbiamo fatta con i referendum. Tra parentesi, da qui fino ai prossimi 2 mesi bisogna raccogliere le firme, quindi voi avete un compito: andare a lasciare la firma, una sola, non 50 firme, perché sennò aspettano l'irregolarità. Ma nei banchetti Lega, nei comuni, adesso daremo tutte le istruzioni del caso, ma la firma per il referendum della giustizia va lasciata, perché sono, diciamo così, il ricordare che non si può scherzare su queste cose, che non faremo un'altra riforma pasticciata come hanno provato a fare in passato. Però mentre la riforma della giustizia, quella sul pubblico impiego e così via, sono definite abilitanti, cioè vale a dire sono necessarie per avere i soldi, che ricordiamo sono nostri, a me piacerebbe non giocare a questo gioco, ve l'ho ricordato 100 volte, non mi piace, il recovery fund è una fregatura, ve l'ho detto tante volte. Una volta che si gioca però, noi ci siamo impegnati a pagare. Se una volta che ci siamo impegnati a pagare non preleviamo, vuol dire proprio che siamo dei fessi. Per cui almeno fino a che non si completa la parte di quelli considerati al fondo perduto, diciamo così, dobbiamo in una qualche maniera prendere e cercare di sfruttare al meglio. Come si può fare? Bisogna cercare di evitare che queste riforme siano uno strumento da parte dei soliti per poterci. Se sulla giustizia, sulla pubblica amministrazione e così via si sta vigilando, c'è una cosa che è più insidiosa delle altre, che è la riforma del fisco. Ora, la riforma del fisco non è abilitante, vale a dire non sei obbligato a fare la riforma del fisco per accedere al PNRR, ma è una curiosa categoria delle cose consigliate, no? Che è meglio farla o similari. Però capite bene che giocare con le tasse e trovare una posizione condivisa sulle tasse non è molto semplice. Ok? Quindi che cosa succede? Succede che le due commissioni finanze hanno iniziato a cercare di raccogliere i dati per presentare il documento comune che segna i limiti entro cui si deve muovere il governo per la legge delega sul fisco. Le possibilità erano due: non partecipare, e nel qual caso l'avrebbero scritta tutta loro, partecipare e provare a farsi valere. Se in certi casi il rischio che si riformasse la cara vecchia maggioranza giallo-rossa è piuttosto preciso come rischio, sul fisco è uno dei temi dove in qualche maniera siamo riusciti a incunearci. Perché? Perché se il centrodestra non fa cazzate, al momento, nonostante tutto e grazie a questa mossa che a tanti non è piaciuta e ancora non hanno mica tanto ben capito, nonostante tutto il centrodestra è ancora una forza che in questo momento è molto più stabile degli altri, perché avete visto che cosa sta succedendo al Movimento 5 Stelle, vedete che cosa succede ai piani e ai sogni di gloria del Partito Democratico, che contava di arrivare con quel governo fino all'elezione del Presidente della Repubblica, e vi ricordate le parole che vi ho detto nel famoso video come si elegge un Presidente. Chi pensa che si arrivi, si faccia un governo per arrivare all'elezione del Presidente della Repubblica non ha capito un cazzo. Perché? Perché il Presidente della Repubblica non lo elegge il governo, lo elegge il Parlamento, e un Parlamento a fine legislatura comporterà che il Movimento 5 Stelle non sarà più controllabile, perché andranno in implosione, mentre prima tu potevi fargli votare qualsiasi cosa con la minaccia di mandarli a casa,
e quindi far tornare tot gente a vendere le bibite allo stadio, non essendoci più questo rischio perché dal 3 agosto entriamo nel semestre bianco, quindi quel semestre dove non si possono più sciogliere le camere qualsiasi cosa succeda, ecco che questo rischio non c'è più e quindi non è più controllabile il gruppo dei gruppi del Movimento 5 Stelle, già lo stiamo vedendo perché si separeranno come minimo in due, quindi il gruppo Giuseppi e il gruppo Beppi. Che fine faranno non lo so, ma mi interessa relativamente, però è evidente che voleranno gli stracci e quindi non voteranno mai la stessa persona il gruppo Giuseppi e il gruppo Beppi. E questo cosa comporta? Che il centrodestra, se non fa cazzate, e io ho avuto modo di dirlo anche l'altro giorno a Giorgia Meloni, cara Giorgia, noi abbiamo una buona opportunità, non dobbiamo fare cazzate perché noi arriviamo all'elezione del Presidente della Repubblica con quasi il 50% dei grandi elettori. Il Partito Democratico arriva all'elezione del Presidente della Repubblica con il 10% dei grandi elettori. E se ci facciamo fottere, e per farsi fottere si intende rielezione Mattarella o qualcosa del genere, o chiunque indicato dal Partito Democratico, se ci si fa fottere da uno che ha il 10% dei grandi elettori, ci meritiamo di tutto. Quindi io non so come andrà a finire, ma so che in questo momento noi iniziamo con delle carte ottime, perché noi abbiamo quasi il 50%, gli altri hanno il 10% e quelli che hanno il 40% che manca, vale a dire il Movimento 5 Stelle, sono spaccati in due minimo, anzi già tre perché ci sono tutti gli espulsi, per cui le cose stanno andando lievemente differentemente da come si immaginavano Bettini e tutti questi altri geni, no, che avevano congegnato Zingaretti, questi qui che avevano Franceschini, che avevano congegnato la grande idea del governo giallorosso, vanno lievemente in modo differente rispetto a quello che pensavano e vanno esattamente nel modo in cui pensavo io. Perché andate a riprendervi il mio video, eravamo ancora nel lockdown di marzo dell'anno scorso, si intitola Come si elegge un Presidente della Repubblica, e vi spiegavo esattamente le cose che guarda caso sono successe. Quindi abbiate un attimo di pazienza quando dite ma perché non hai fatto, ma perché non hai detto, ma non vedete, ma non capite, ma fate qualcosa, ma uscite e così via. No. Qualche volta un po' in avanti ci vediamo, in questo caso ci abbiamo visto. Questa spaccatura del Movimento 5 Stelle comporta che all'interno delle commissioni dove si stanno immaginando queste leggi delega, fra cui quelle del fisco, il fronte non è più così granitico quello dei giallorossi. E il risultato che cos'è? Che con loro grande disappunto, vedrete una volta tirato fuori il testo, la riforma del fisco non è poi così disastrosa come hanno tentato fino all'ultimo secondo di fare. Dentro nelle commissioni finanze c'era un all-star game, perché nell'all-star game delle commissioni finanze avevamo Alberto Bagnai, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, La Cavandoli, cioè tutta una serie di personaggi che è un po' difficile fare fessi, specialmente dal punto di vista fiscale, commercialisti e così via, più Alberto in quanto comandante della spedizione, e io da fuori che seguivo tutto in diretta e dall'altra parte ci mettevo del mio. Risultato, hanno provato fino all'unica cosa a cui loro puntavano era solo e solo una, vale a dire inserire la possibilità della riforma del catasto, perché il ce lo chiede l'Europa è sempre solo quello. Esattamente le stesse cose che chiedevano a Monti e che fece, esattamente le stesse cose le chiedono ora. Vale a dire aggredire la ricchezza degli italiani, e la ricchezza degli italiani è l'immobile, per cui se tu prendi qualcuno che ha una casa
di proprietà, e in Italia quasi tutti ce l'hanno. Se gli dici che quella casa vale tantissimo e capita che questo signore sia momentaneamente disoccupato, cosa o semplicemente ha un negozio, un autonomo, non sta più guadagnando come faceva prima, che cosa succede nel momento stesso in cui io ho un bene e questo bene mi viene tassato ogni anno e questo bene non mi dà reddito perché la casa non dà reddito e io non ho un reddito sufficiente per poterla mantenere? Beh, succede quello che vogliono fare tutti gli invasori di tutti i tempi del nostro paese, vale a dire fottersi le nostre proprietà, perché ci costringono a venderle, costringendo a vendere la nostra proprietà immobiliare, la nostra bellezza, la nostra sicurezza, quello che noi abbiamo qua, ecco, questo, e si moltiplica per 100 città, una più bella dell'altra. Se ci fosse stato il Palio di Siena, che è ancora sospeso, io questa sera invece di essere qui sarei a Siena, e vi posso immaginare, vi potete immaginare quanto potranno pagare ex impiegati, ex dirigenti licenziati del Monte dei Paschi in questo momento in casa in una delle città più belle del mondo, nel momento stesso in cui gli mettessero una super IMO. Ecco, tutta questa cosa era ed è esclusivamente mirata a far vendere la casa alla gente, che se ne vadano dove cazzo vogliono, che se ne vadano in una favela, che se ne vadano in qualsiasi cosa che vogliono, ma le case di pregio devono essere abbandonate dai legittimi proprietari, e una volta abbandonate dai legittimi proprietari devono essere preda di chi invece in questo momento è lì che, come nei secoli passati, aspetta solo di mettere i suoi artigli sui nostri beni, sulle nostre ricchezze. Questo succede da sempre. Ecco, partendo da questo rischio, io non posso entrare nei dettagli, ma vi posso assicurare che sono passati giorni, giorni e giorni in cui questa roba delle rendite catastali arrivava. Se ne è ben accorto e lo sapeva benissimo Giorgio Spaziani Testa, di cui vi ho girato qualche tweet, che è il presidente di Confedilizia, quindi diciamo l'associazione di categoria dei proprietari di case, e aveva capito perfettamente dove si andava a parare. Bene, il risultato finale è che tutto questo tentativo di mettere dentro il riordino, perché quando si vuole fare un'inculata bisogna cambiare il nome, no? Il riordino. Chi può essere contrario al riordino? Il riordino degli estimi catastali è stato tolto e nessun riferimento all'aumento delle tasse sulla casa sarà presente nel testo finale della legge delega. E ci saranno, secondo me, invece altre cose interessanti ed altre cose utili che forse ci porteranno effettivamente a un fisco più giusto. Diciamo che la creatura gli è un po' scappata di mano, diciamo che l'intento che avevano era un altro, e alla fine poi si è arrivati a un voto e alla fine la maggioranza non sono riusciti a forzare una posizione nel momento stesso in cui noi avremmo detto no. In altri momenti ci avrebbero detto no fuori dalle balle, ma in questo caso avevamo con noi Forza Italia, e da qui si capisce cos'è il valore aggiunto. Possono starvi antipatici, quello che vuoi, ma non c'è niente da fare. Se ragioniamo insieme le cose si fanno. Se lasciamo che gli altri abbiano la maggioranza da tutte le parti, ci mangeranno in testa su qualsiasi cosa, così come è successo per i vaccini ai medici e così via. Cioè, la politica sta nel cercare di includere, di riuscire a fare in modo che la tua voce sia più forte, perché non sei solo tu ad abbaiare alla luna, ma hai coalizzato una forza sufficientemente grande da non poter prescindere. Per cui Forza Italia ci ha appoggiato, parte del 5 Stelle non avrebbe avuto il coraggio, perché in questo momento non sono in grado di prendere nessuna decisione, di forzare dall'altra parte, figurati di forzare dal lato di mettere le tasse sulla casa. Risultato? Niente aumento delle tasse sulla casa. È poco? È tanto? Beh, intanto è un tanti saluti a quello che ci chiede l'Europa. Cioè, l'Europa ci chiedeva una cosa,
e noi rispondiamo di no. Non mi sembra pochissimo, non mi sembra pochissimo di fronte a un qualcosa che invece era fino a ieri un'obbedienza automatica e acritica a tutto quello che ci veniva chiesto di fare, anche se dannoso. Vi ricordate le lacrime della Fornero, eh? Vi ricordate l'IMU, vi ricordate il Super Bowl? Ecco, no, tutti ce lo chiede l'Europa e noi lo facevamo. Bene, in questo caso i nostri della Commissione Finanze hanno resistito e l'Europa ci ha chiesto e noi gli abbiamo detto, mi spiace, no. Quindi, una volta che vedrete il testo completo della riforma del fisco, capirete che è molto poco europea e molto poco piddina e molto diciamo a misura di Lega. Io infatti sono stati molto bravi, è stato un lavoro molto difficile, anche qui mi piacerebbe farvi vedere le tonnellate di chat, ma alla fine è stato portato a casa. Per cui certo ci sono dei momenti dove non si capisce, perché non è il nostro governo. Non abbiamo la maggioranza assoluta, abbiamo sempre quello, la percentuale è sempre quella. Qualche volta si cede, qualche volta vengono fuori delle fregature, qualche volta vengono fuori delle enormi fregature, specialmente se non riusciamo a trovare appigli da parte dei nostri alleati naturali. Io quando dico che mi sarebbe piaciuto avere Fratelli d'Italia in maggioranza è perché in una situazione come questa noi adesso avremmo la maggioranza assoluta anche nel Consiglio dei Ministri, specialmente visto come sono spaccati i 5 Stelle. Poi per carità hanno scelto di fare così, gli paga e va bene. Però questo è quello che in responsabilità si doveva fare, cioè non potevi concedergli le chiavi di casa in tutto e per tutto. L'avevamo già fatto quando c'era Conte, andava malissimo, penso che ve ne siete accorti tutti che disastro era quando c'era Conte, quanto è stata spregiata la Costituzione, quanto sono stati inceneriti le nostri diritti e le nostre possibilità di farci valere in Europa, tutto dall'approvazione del MES, cioè qualsiasi cosa, è stato un periodo che io ogni volta che ci penso mi viene male dallo schifo di un essere così venduto. E adesso Grillo si sta accorgendo che genere di persona è Conte. Ma ben svegliato Grillo, ma ben svegliato. Ma te lo potevo spiegare prima che questo simpatico soggetto era una persona pessima. Pessima, ma ha fatto tenerezza Grillo stasera quando ho visto il video. Dice, ma io gli ho detto fai, poi non mi rispondeva più il telefono, io lo cercavo e si faceva negare. Ma è così. Già solo una persona che strutturalmente fa aspettare un'ora in corridoio tutti quelli che andavano a trovarlo con appuntamenti che chiedeva peraltro lui. Ma neanche il più umile dei lavori doveva fare, non il Presidente del Consiglio. All'inizio non sapevamo cosa fosse, sembrava uno vale l'altro, tanto la percentuale più alta c'era la 5 Stelle, era giusto che lo esprimessero loro, ma non lo conoscevamo, che cambiava? Io vi avevo detto le prime impressioni, ma sai, sulle prime impressioni, vabbè. Ma dopo un anno e passa di governo, quando abbiamo deciso di andarcene, ormai le caratteristiche dell'uomo erano note. E la colpa clamorosa di Grillo è stata infliggercelo lo stesso per un anno, cioè quello che lui stesso riconosce essere una persona non adeguata, incapace, cose di questo tipo, bene, gli abbiamo consegnato l'Italia oltretutto in un periodo micidiale. Questo è. Quindi, adesso le cose bene o male si incomincia a vedere la luce in fondo al tunnel, no? I tempi sono stretti, il semestre bianco è partito, noi adesso abbiamo elezioni amministrative, stiamo facendo di tutto per fare cazzate, ma una volta che finalmente ci saremo riusciti a mettere d'accordo su tutti, sarà il primo step molto importante, perché con il risultato dell'amministrativa in mano si va all'elezione del Presidente della Repubblica ed è quello più importante di tutti. Raramente avremo, secondo me, la possibilità di farci valere con un Parlamento così frammentato,
Quindi l'occasione è d'oro. Possiamo veramente far sì di cambiare questa cappa di ruggine, di piombo, no? Che sta in quel luogo da più volte, napolitano, la sinistra sempre, sempre di sinistra. Ecco, potrebbe essere la volta che si cambia, qualsiasi cosa sia va bene piuttosto che rimettere ancora uno di sinistra. Una volta sistemata la questione del Presidente della Repubblica, poi si andrà a votare e lì si va a vincere con il centrodestra. Non potrà più essere vincere col monocolore Lega, perché quella finestra di opportunità, adesso scusate, questo rumore è il lavastrade, scusate un attimo che arretro fino a che non è passato, quella finestra di opportunità di poter riuscire ad avere il 50% da soli era soltanto se ci fossero state concesse le elezioni dopo il Conte 1. Era un tentativo da fare, non è andata, pazienza, non si poteva andare avanti, non avevamo certo la certezza di riuscire, ma doveva essere provata. Adesso bisogna necessariamente andare col centrodestra. Col centrodestra si va a vincere, ci vorrà una certa pazienza, perché non è che, come potete immaginare, sarà una convivenza semplicissima, pur con gli amici di Fratelli d'Italia, ma in ogni cosa bisogna riuscire a venirne fuori, ma abbiamo un'opportunità piuttosto grande. La sequenza è questa qui, quindi: amministrative, Presidente della Repubblica, elezioni per riuscire finalmente a cambiare. E questa volta siamo un po' più esperti. Quando siamo arrivati qua, il primo giro, oggettivamente non ci mancavano, insomma, buone informazioni rispetto a quello che avevamo, o quello che era necessario per vedere di far subito la rivoluzione. Ma lo sapete benissimo, perché ve l'ho raccontata 100 volte, che il secondo dopo che io mi sono seduto al tavolo con il Movimento 5 Stelle era chiaro che bisognava giocare in difesa. E infatti la mia scelta di andare a fare il Presidente della Commissione Bilancio, ve l'ho sempre raccontato con la massima trasparenza e così via, era perché sapevo che si sarebbe dovuto giocare in difesa. E infatti questo è stato. Quindi oggi è andata bene, altre volte non è andata così bene. Sui vaccini avete visto, ci sono state delle cose che potevano essere fatte molto molto meglio, ma di appigli non ce n'erano, cose anche abbastanza difficili all'interno dello stesso partito. Avete visto come sono andate le votazioni quando si è lasciata libertà di voto, anche se un pochettino si stanno ricredendo. Noi stiamo ricominciando a fare informazione da zero, perché la prossima battaglia, una volta vinto con il centrodestra, lo sapete quale sarà, no? Vero che lo sapete? Chi mi segue lo sa. Per chi non mi segue, eccomi a diglielo. Una volta vinto col centrodestra, torneranno le regole di austerità europee. E vedete che tutto quell'allegro mondo dicendo adesso siamo tutti europeisti, che meraviglia l'Unione Europea, come sono bravi, non ci sono più le regole. Ecco, quanto invece di dire distribuiamo con il sostegni, distribuiamo 40 miliardi, con sostegni business distribuiamo altri 40, sai che è difficile prendere e distribuire soldi, arriveranno e torneranno le regole europee, o vorranno ritornare. Bene, in quel momento bisognerà far partire una guerra, che quella che non abbiamo fatto, perché con Tria e con Conte che cacchio volevi fare, che non abbiamo fatto all'epoca, si farà allora. E quindi bisogna prepararsi e cominciare a discutere. Per cui tenetevi pronti per il Click Day, perché lunedì 12 luglio qui a Roma iniziamo in questa prospettiva, con questo orizzonte temporale, con questo step, a costruire
L'alternativa è a costruire il cambiamento che o sarà accettato o qualcosa si romperà in Unione Europea, perché o cambieranno le regole o altrimenti la corda è troppo tesa. Ci saranno qui a Roma, conferenza come ai bei tempi, ci saranno economisti importanti che arriveranno a cominciare a parlare di queste cose provenienti da tutta Europa. E niente, preparate il dito, perché ovviamente per le regole Covid e così di questo tipo i posti saranno meno di quelli che sicuramente dipenderanno dalla richiesta. Quindi vi aspetto qua a Roma il 12, ci sarò io, ci sarà Alberto, ci sarà Zanni, ci sarà Rinaldi. E mi hanno detto stasera che vuol venire a fare un saluto o l'inizio dei lavori persino Sassoli, in quanto presidente del Parlamento Europeo. Bene, comunque da qui si inizia a fare sul serio. Vi ho spiegato come sarà il cronoprogramma. Facile? No. Si vince sicuramente? No, occhio che qua arrivano con gli idranti, ma noi siamo qua e continuiamo a combattere, combattiamo ogni giorno, combattiamo quando lo vedete che lo facciamo, combattiamo quando non vedete che lo facciamo, combattiamo quando ci dite di fare qualcosa e quindi ci gira il cazzo perché a un certo punto uno dice ma dopo che tutto il giorno hai provato a fare qualcosa, arrivi tu a dirci fate qualcosa e quindi non ci stai tanto simpatico caro amico, ma tutto sommato ti vogliamo bene lo stesso. Ma io sto cominciando a fiutare il ritorno della battaglia, per cui ci è voluta pazienza, si è combattuto, si è preparato, si sono fatte cose di preparazione necessarie e dai, si ricomincia. Ci vediamo, vi aspetto lunedì 12 qui a Roma. Preparate il ditino, click day.